commesso una notte indimenticabile di sesso a tre studenti, ma era solo una trappola per rapinarli. Per l'aggressione avvenuta in un capannone in disuso in via Ferrarese, i carabinieri hanno arrestato due tunisini e una nomade rom. I Manetti, il presunto autore della sparatoria avvenuta mercoledì notte in via del Pratello, dove un uomo ha ferito con un colpo di pistola un ragazzo di 29 anni. L'aggressore è un cameriere intervenuto in difesa di alcune ragazze. Polemica a Palazzo d'Accursio per la seduta di ieri del Consiglio Comunale, disertato da gran parte della Giunta. Solamente tre gli assessori presenti. La CGIL bolognese conferma la sua linea di protesta non unitaria nei confronti della manovra finanziaria. Il segretario del sindacato, Danilo Gruppi, bacchetta il PD, colpevole, dice di essere troppo morbido con il governo Monti. Grande attesa per l'arrivo al Dallara del Milan, campione d'Italia. Il Bologna attenta all'impresa impossibile con una squadra ricca di talento. Diamanti e Ramirez in campo insieme, dietro a Di Baio. Buonasera dalla redazione di ETG. La cronaca in primo piano. Si è infatti presentato alla polizia ieri sera l'aggressore che ha sparato un colpo di pistola in via del Pratello a un ragazzo di 29 anni. Questo è accaduto mercoledì notte. L'aggressore è un cameriere pugliese che era intervenuto in difesa di alcune ragazze. Sentiamo che cosa è successo con Federico Balletti. Si sentiva ormai braccato dalla polizia e così ieri sera ha deciso di costituirsi. È un cameriere di 47 anni, di origine tarantina, l'uomo che mercoledì notte in via del Pratello ha ferito con un colpo di pistola Vincenzo Gerardi, conosciuto come Miccia, 29enne nato a Cento, legato ad ambienti degli skinhead dell'estrema destra bolognese. La sparatoria era avvenuta al termine di una lite cominciata in una birreria del Pratello. Il ferrarese era con due amici, tutti piuttosto ubriachi. Avrebbero infastidito alcune ragazze e il pugliese è intervenuto per farli smettere ricevendo insulti e minacce. Così è andato a casa, poco lontano, e ha preso l'arma, un vecchio revolver 357 Magnum. Voleva solo spaventare quel gruppetto, ha poi raccontato ai poliziotti, ma Gerardi lo avrebbe nuovamente spintonato e sfidato. Spara se hai il coraggio. Così ha esploso tre colpi verso il pavimento, ma uno ha raggiunto il ragazzo alla coscia sinistra. Non credeva di averlo ferito, ha spiegato, scoprendolo solo all'indomani, leggendo i giornali. Dopo aver riflettuto a lungo e capito che forse stava per essere identificato, ieri sera si è presentato spontaneamente al commissariato Due Torri della stessa via del Pratello, poi ha anche indicato ai poliziotti la cantina dove aveva nascosto la pistola. È stato arrestato per il possesso illegale dell'arma e denunciato per tentato omicidio. Ci siamo sentiti quasi proprio in dovere di dare una risposta immediata alla cittadinanza e soprattutto alla gente del Pratello, che ha avuto ancora una volta avuto fiducia nella polizia, nel commissariato che ha la vicinanza col territorio, nella squadra mobile che ha raccolto le prime testimonianze. È stato fondamentale il contatto proprio col territorio, che è il compito principale del commissariato cittadino. E per questo, diciamo, siamo orgogliosi di aver dato una risposta nel giro di poche ore, assicurando alla giustizia l'autore di un reato che sicuramente avrebbe stato anche molta preoccupazione, proprio perché è maturato in una zona dove la richiesta di sicurezza dei cittadini è sempre stata palpabile e rimarcata anche spesso sulla stampa. Brutta avventura anche per tre studenti veneti in trasferta a Bologna che hanno rinunciato ad una serata in discoteca per accettare la proposta di una notte decisamente più trasgressiva a base di sesso con alcune lucciole. Però era solamente uno stratagemma per rapinarli. Alla fine però i rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri. Ancora Balletti. Avevano promesso una notte indimenticabile di sesso a tre studenti, ma era solo una trappola per attirarli in questo capannone in disuso, picchiarli e rapinarli. Per l'aggressione, avvenuta lo scorso febbraio a Bologna, i carabinieri hanno arrestato due tunisini di 25 e 33 anni e una nomade rom di 26 anni. Tutto era cominciato nei dintorni della stazione. Tre ragazzi di origine marocchina, uno dei quali minore, appena arrivati in treno a Bologna per passare la serata in una discoteca, erano stati letteralmente adescati. Pagando 50 euro a testa avrebbero avuto a disposizione una bella ragazza con cui passare tutta la notte.
I tre amici hanno abboccato e, anziché andare a ballare, hanno seguito gli altri tre in un vecchio stabilimento in disuso in via Ferrarese. Ad aspettarli non c'era ovviamente nessuna alcova, ma un gruppo di magrebini armati di spranghe, bastoni, che li hanno picchiati e rapinati tutto quello che avevano: 530 euro, telefoni cellulari, orologi e catenine in oro. Le indagini sono proseguite diversi mesi attraverso un attento esame delle persone identificate dai carabinieri durante i frequenti blitz nelle aree industriali dismesse nel quartiere Navile. Gli accertamenti hanno infine portato al riconoscimento certo da parte delle vittime dei tre aggressori, rintracciati ancora una volta negli stessi casolari in disuso e ora rinchiusi in carcere. Dalla cronaca alla politica, polemica infatti dopo la seduta del Consiglio Comunale di ieri, disertato dalla Giunta. Solamente tre gli assessori presenti, assenti invece in otto, compreso il sindaco. Sentiamo cos'è successo con Massimo Ricci. Consiglio comunale deserto ieri per la seduta del Question Time del venerdì nel mezzo del Ponte dell'Immacolata. Il parlamentino di Palazzo da Curzio si è riunito solo per mezz'ora, dalle 11.30 alle 12, durante la quale è stata data risposta solo a due domande di attualità. Costo per i cittadini 1.600 euro. Per la verità i consiglieri comunali erano in gran parte presenti, 23 su 36, ma è stata la Giunta a disertare l'assemblea. Solo tre assessori presenti contro sette assenti e mancava anche il sindaco. Così la maggior parte delle domande su metro, IMU, pedonalizzazione non ha ottenuto risposta per l'assenza degli interlocutori. Il tutto ovviamente non passa sotto silenzio. L'opposizione attacca duramente la condotta della Giunta, non solo, anche la Presidente del Consiglio Comunale, Simona Lembi, del PD, stigmatizza le assenze. Nelle ultime settimane ho già avuto modo di richiamare la Giunta ad una presenza più costante in Consiglio Comunale, ha detto, invitando gli assessori a considerare la relazione con il Consiglio parte integrante del loro lavoro. A difendere la Giunta ci ha pensato il coordinatore Matteo Lepore, tra i pochi presenti in aula ieri. Dalle colonne del Corriere di Bologna, Lepore attacca il centrodestra e dice: sono loro che ingolfano i lavori dell'assise, ogni consigliere fa interventi di 20 minuti su tutto e finiscono così per intasare il Consiglio. Dura la controreplica della vicepresidente del Consiglio Comunale, Francesca Ascarano, della Lega Nord. Siamo al paradosso, dice, anziché scusarsi per la scorrettezza istituzionale, l'assessore Lepore accusa i consiglieri della minoranza di esercitare al meglio il mandato conferito dai cittadini. In un giorno di ponte il Consiglio Comunale lavorava per la città e lo faceva malgrado l'assenza degli assessori. Se non sono in grado per tempo di reggere gli oneri del mandato, possono sempre cambiare lavoro, conclude Scarano. La manovra del governo Monti smuove le acque anche nel mondo sindacale. Il segretario provinciale della CGIL, Danilo Gruppi, chiede al PD di non mostrare troppo entusiasmo nei confronti di questa manovra e anzi chiede che si torni al voto il prima possibile. Gruppi ha parlato di questo proprio questa mattina in occasione della nostra rassegna stampa. Sentiamolo allora intervistato da Francesco Spada. Io al Partito Democratico vorrei dire: prestate molta attenzione a un certo eccesso di entusiasmo che a me sembra di cogliere nel modo con il quale voi state dentro alla maggioranza che sostiene questo governo, perché penso che condividiamo il fatto che sia stata una liberazione per tutti esserci tolti di torno il governo Berlusconi. Tuttavia voglio segnalare questo: attenzione all'entusiasmo, a questa euforia che c'è attorno al governo del professor Monti, perché innanzitutto siamo di fronte a uno strappo democratico. Io insisto su questo punto: la via maestra sarebbe stata quella di andare a votare a fronte della crisi del governo Berlusconi. Io penso che vada ridata rapidamente la parola ai cittadini, perché avverto con preoccupazione questo rischio che si chiudano degli spazi democratici. Anche qui mi permetta di fare un solo esempio. Sì. Nella manovra c'è quell'intervento sui consigli di quartiere e sulle province. Sì. Io sono d'accordo, premetto, sul superamento delle province, ma non si può fare in quella maniera lì. Non può essere un decreto che azzera un livello istituzionale, peraltro votato dai cittadini. Qui sulla democrazia bisogna stare molto con gli occhi attenti alle forzature e ai rischi che queste possono generare. Poi al PD voglio dire, voi vi qualificate come un partito del lavoro che ha a cuore le questioni del lavoro. Ecco, allora la vostra presenza dentro quella maggioranza lì deve avere un profilo molto netto a questo riguardo e deve sapere parlare delle condizioni del lavoro, delle condizioni sociali. Non può essere schiacciata in una dimensione che guarda solo ed esclusivamente ai conti della finanza pubblica
e che fa propria quindi questa parola d'ordine, questo mantra secondo il quale non ci sono alternative, perché non è vero che non ci sono alternative. Cambiamo argomento. Questa mattina presso lo stand del Motor Show dell'Esercito Italiano era presente anche il Vescovo Ausiliare Emerito di Bologna, Monsignor Ernesto Vecchi, ospite del generale De Vita. Il senso dello Stato e il valore delle regole sono stati due temi al centro dell'intervento di entrambi. Sentiamo. Riscoprire anche il valore della patria, dello Stato, della difesa di una nazione è un fatto positivo? Certo, ce ne ha dato l'occasione di pensarci proprio il 150esimo dell'Unità d'Italia. La Chiesa è veramente una delle prime, in prima fila, a riconoscere questo traguardo provvidenziale. Solo che a un certo momento bisogna costruirla questa unità, perché non esiste, perché purtroppo fu fatta politicamente ma non culturalmente. Le élite di quel tempo hanno combattuto, per esempio la fede, non ha combattuto lo Stato pontificio che deteneva il potere temporale, ma hanno combattuto la fede, che invece non è lo Stato pontificio. La fede è quella risorsa che ciascuno ha per poter veramente condividere i doni che lui ha con quelli degli altri, proprio a servizio del bene comune. Quindi proprio il 150esimo, grazie anche al presidente Napolitano, ci siamo scambiati i ruoli, io cito il presidente Napolitano, il generale cita il Papa, proprio perché è così, è uno scambio di doni, nessuno deve farsi la guerra, ma bisogna cercare di capire che il ruolo di uno completi il ruolo dell'altro, è soltanto Cristo che in sé riassume tutti i ruoli e tutti i doni, perché è Dio. L'interesse verso ciò che noi facciamo, verso il nostro mondo, come diceva Monsignor Vecchi, il nostro è un mondo di valori, è un mondo di motivazioni, è un mondo di fede, di credere in quello che si fa. Se tutti gli italiani credessero effettivamente in quello, nel proprio dovere, è una cosa semplicissima, credessero nelle regole, ne parlavamo prima con lui, in realtà i nostri giovani sono di gran lunga migliori di quello che qualche volta vengono descritti. C'è questo desiderio di avere la regola, di seguirla, di questi valori, di riscoprire forse, o io direi di confermare il valore della famiglia, anche della nostra, è una grande famiglia, la famiglia militare, ma noi per questo siamo molto uniti fra di noi e sentiamo il senso di appartenenza ad una istituzione, l'esercito, che è al servizio dello Stato e di tutti i cittadini, sia sul territorio nazionale sia per l'appunto nelle nazioni quando veniamo impiegati in queste operazioni di pace. C'è un compleanno importante sotto le due torri ed è quello della Sala Borsa, che compie 10 anni e Bologna si appresta a festeggiarla con una settimana di eventi proprio all'interno della struttura che si affaccia su Piazza Nettuno. Domani il via. Gabriele Sciarra. 10 anni fa era il dicembre 2001, al termine di lunghi restauri la Sala Borsa si preparava ad assumere l'aspetto che oggi conosciamo. In queste immagini vediamo gli ultimi ritocchi prima del taglio del nastro vero e proprio e per il 10° compleanno Bologna si appresta a celebrare la sua biblioteca per eccellenza con festeggiamenti che dureranno una settimana. Si comincerà domani, domenica, con un pomeriggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Non mancherà una torta da sfogliare, il cui taglio ideale è previsto alle 17.30. Martedì 13 sarà poi il giorno del compleanno vero e proprio, in compagnia dello scrittore Giampiero Rigosi, bibliotecario per un giorno. Nell'occasione saranno distribuiti ai visitatori copie del manifesto celebrativo del primo decennio. Giovedì 15 la biblioteca ospiterà intorno alle 18.15 Paolo Nori, che terrà una lettura pubblica del discorso sulla fantascienza, e sabato 17 festa finale con aperitivo in musica dalle 19 alle 24. Nell'occasione la piazza coperta ospiterà il gruppo italo-francese dei Grimun, noti per i loro cinema concerti. A seguire un confronto dibattito sulla Sala Borsa come luogo fisico e simbolico, conduttori Marino Sinibaldi di Rai Radio 3 e Marianella Sclavi, etnografa urbana. Arriva una prima pausa pubblicitaria, restate con noi perché ci sono altri argomenti. Di nuovo in studio con ETG, andiamo a vedere i titoli di oggi prima di proseguire con il nostro telegiornale. La cronaca in apertura: avevano promesso una notte indimenticabile di sesso a 3 studenti, ma era solo una trappola per rapinarli. Per l'aggressore, l'aggressione avvenuta in un capannone in disuso in via Ferrarese, i carabinieri hanno arrestato 2 tunisini e una nomade rom.
In manette, il presunto autore della sparatoria avvenuta mercoledì notte in via del Pratello, dove un uomo ha ferito con un colpo di pistola un ragazzo di 29 anni. L'aggressore è un cameriere intervenuto in difesa di alcune ragazze. Polemica a Palazzo d'Accursio per la seduta di ieri del Consiglio Comunale, disertato da gran parte della Giunta, solamente 3 infatti gli assessori presenti, 8 gli assenti, compreso il sindaco. La CGIL bolognese conferma la sua linea di protesta non unitaria nei confronti della manovra finanziaria. Il segretario del sindacato Danilo Gruppi bacchetta il PD, colpevole, dice, di essere troppo morbido con il governo Monti. Grande attesa per l'arrivo al Dallara del Milan, campione d'Italia. Il Bologna tenta l'impresa impossibile con una squadra ricca di talento. Diamanti e Ramirez in campo insieme dietro a Di Vaio. E rientriamo in studio proprio con il calcio. Dunque domani sarà una partita molto importante, quella del Bologna in casa, dove arriverà il Milan, per l'appunto campione di Italia. Una partita che sembra impossibile per i rossoblù, però il tecnico Pioli non ci sta e dice non entreremo in campo sconfitti, ma cercheremo di giocarci tutte le nostre possibilità. Sentiamo le sue parole. Cioè, noi dobbiamo provare a prendere qualcosa, perché noi ne abbiamo bisogno, perché la nostra classifica ne ha bisogno, la nostra crescita ne ha bisogno, quindi non si va al campo domani con, vabbè, è il Milan, se perdiamo ci sta. No, noi dobbiamo provare a fare di tutto per portare un punto o più, provare a fare la partita per mettere qualche punto alla nostra classifica. L'atteggiamento deve essere questo. Se dopo poi il Milan, come sulla carta può anche essere, si dimostrerà più forte il Bologna e noi avremo fatto tutto per provare a metterlo in difficoltà, accetteremo chiaramente la sconfitta. Però non vogliamo salire, non saliremo senz'altro sul pullman di loro. Andiamo là, che quello che viene viene. No, quello che viene viene non fa parte del nostro, non deve far parte del nostro, della nostra mentalità di domani. Vogliamo provare a fare la partita con le nostre caratteristiche, con la nostra qualità, sapendo, ripeto, ci sarà da lottare, da soffrire, da sputare tutto quello che abbiamo, però vogliamo provarci. Un'altra situazione importante, quando la palla ce l'ha Ibrahimovic, è una palla che non è mai coperta, cioè è sempre libera, nel senso che gli altri si buttano dentro, noi dobbiamo essere bravi, non farci sorprendere su questi movimenti in profondità, perché Ibrahimovic ti manda, con giocatori come Totti, come Ibrahimovic, come Del Piero, devi sempre essere molto pronto a coprire tutte le zone del campo. Però per quanto riguarda Ibrahimovic è impossibile marcarlo, perché non è, cioè predisporre delle marcature, perché lui si muove tantissimo, se lo marchi bene tra le linee si sposta sulle fasce, se no va a fare la punta centrale, è un giocatore che nel nostro campionato fa sicuramente la differenza. Dal calcio al basket, nulla da fare per la Virtus che interrompe a Biella la striscia positiva di vittorie. I bianconeri sono stati sconfitti per 83-78 dall'Angelico, decisivi tra i piemontesi 23 punti di Coleman e 19 di Pullen, tra le Vunere 18 di Coponen e 16 di Gigli. In classifica Biella aggancia Siena al comando almeno per 24 ore a quota 14, mentre Bologna resta ferma a 10. E siamo al teatro, perché oggi e domani al Consorziale di Budrio Sebastiano Lomonaco porta in scena Per non morire di mafia, una rappresentazione tratta dal libro del magistrato Pietro Grasso. Vediamo. 10 e 11 dicembre al Teatro Consorziale di Budrio, Per non morire di mafia. Giordano, idea che su questo palcoscenico ci siano rappresentazioni anche che fanno pensare, si riflette anche? Fondamentalmente sì, deve pensarsi. Questo è un testo tratto dal libro del procuratore antimafia Grasso, che Sebastiano Lomonaco porta con la sua grande capacità e la sua grande bravura sul palcoscenico, e racconta la vita di Grasso, di come la sua vita e la vita dei suoi familiari sia modificata e cambiata attraverso il fatto che faccia questo mestiere di procuratore antimafia, ma fondamentalmente quello di accettare e di far capire come la mafia si è modificata nel corso dei tempi, come sia stata percepita dalla gente, e quindi ragionare e capire cosa ci circonda. È un ragionamento che porta una morale a fine spettacolo o lascia tutto in sospeso? Credo, spero, mi auguro che Grasso abbia dato
una forza per ragionare, per capire, per cui ognuno di noi ci possa fare una propria idea di quello che è il pericolo mafia. Ancora qualche minuto di pubblicità. Torniamo in studio con ETG, c'è solamente il tempo per andare a rivedere i titoli principali di oggi. Il nostro telegiornale questa sera si è aperto con la cronaca, avevano promesso una notte indimenticabile di sesso a tre studenti, ma era solamente una trappola per rapinarli. Per l'aggressione avvenuta in un capannone in disuso in via Ferrarese, i carabinieri hanno arrestato due tunisini e una nomade rom. I Manetti, il presunto autore della sparatoria avvenuta mercoledì notte in via del Pratello, dove un uomo ha ferito con un colpo di pistola un ragazzo di 29 anni. L'aggressore è un cameriere intervenuto in difesa di alcune ragazze. Polemica a Palazzo d'Accursio per la seduta di ieri del Consiglio Comunale, disertato da gran parte della Giunta. Solamente 3 gli assessori presenti, 8 gli assenti, compreso il sindaco Virginio Merola. La CGIL bolognese conferma la sua linea di protesta non unitaria nei confronti della manovra finanziaria. Il segretario del sindacato Danilo Gruppi bacchetta il PD, colpevole, dice, di essere troppo morbido con il governo Monti. Grande attesa per l'arrivo al Dall'Ara del Milan, campione d'Italia. Il Bologna tenta l'impresa impossibile con una squadra ricca di talento. Diamanti e Ramirez in campo insieme dietro a Di Vaio. E con i titoli è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi e un buon sabato sera dalla nostra redazione. Arrivederci.